è partito? Ciao ragazzi, non vi avevo notato, scusate. Stavo accarezzando la mia pianta in questo momento, la mia piccola Kendall seconda, alla quale a volte amo sussurrare frasi dolci come "sei bellissima come il tuo padrone". Oggi faremo una ricetta in particolare, una ricetta che è stata richiesta spesso e che in realtà tra le prime persone ad averla richiesta c'è il sottoscritto. Perché? Perché stiamo parlando di uno dei miei piatti preferiti e dietro quest'angolo c'è Gianmarco. Comunque, sto parlando di uno dei miei piatti preferiti in assoluto, però allo stesso tempo uno dei piatti che, per quanto semplicissimo, io trovo impossibile da fare. Ci ho provato un paio di volte, mi sono sempre ritrovato ad avere, diciamo, vari problemi. Ecco perché all'interno di Cucina Buttata ho deciso di invitare la persona che, a detta sua, è il maestro di questo piatto. Stiamo parlando della cacio e pepe e di mio fratello Gianluigi, che però non è il mio fratello preferito. Andiamo avanti! Gianluigi, un paio di domande. Ditemi tutto. La prima: ogni volta che io provo a fare la cacio e pepe mi viene colla una palla. Ma presente? Certo. Ma certo, perché io ho il trucco, il segreto che svelerò in questo video qualora lo vogliate. E che tiene una crema? Una crema, perché è difficile farla o anacquata o solidina, sì, col formaggio, sì, un po' pallette. Sì, invece riesce a fare proprio una crema. Vai, voglio imparare. Forse per una volta mandiamo poi bene. Forse c'è qua, gente eh, competente ogni tanto in questa cosa. No, allora, sì, a me fanno sempre passare come lo chef di casa, in realtà sono l'unico che cucina, ok? Sì, cioè, mettiamo in chiaro le cose. Mettiamo in chiaro le cose. Io è per questo format che a volte, per ridere, sbaglio apposta. Sì, certo. Proseguiamo. No, sì, certo. Non sì, certo. Allora, di cosa avremo paura? Ho visto che hai portato... Di cosa avremo paura? Sì, ho portato... Di cosa avremo bisogno? Una padella. Ma è enorme. Grossa. Basta. Perché c'è un trucco che andremo a fare all'interno di questa padella. Per fare un uovo alla cocca. E una pentola per far bollire la pasta. Questa e basta. Vale. E basta. Ingredienti. Mix di pepi. È chiuso. Non diciamo la marca. Spaghetto lungo. Un tagliere. Non diciamo la marca. Appropriato. Che non ci servirà perché non si usa né aglio né cipolla, ragazzi. Assolutamente. Pecorino e parmigiano. QB, tu sei molto bravo a farla. Fammela fare. Te la faccio fare a te, certo. Ma sono i pezzi difficili, non quelli noiosi. Ok, allora. Trita il parmigiano. Marchino, c'è, ci vuoi dare una mano pure te? Vieni qua, forza. Trita il parmigiano. Mi trovo abbastanza disorientati, ragazzi. È una cacio e pepe. No, io non l'ho mai fatta. C'è il trucco, veramente. Ma che ce lo vedremo alla fine. Sì, 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 sì. Io ho sentito narrare della tua cacio e pepe, non l'ho mai assaggiata. Infatti capace. Neanche io considero. È una leggenda. È una leggenda. Capace, facciamo un figurino. Ma tanto... Esatto, perché in Cucina Buttata si sa che è tutto relativo. Questo format ti trascina nel baratro. Ma pensa che figura di merda che mi avete chiamato. Sì, sì, ma... Degno dei fratelli. Ma sicuramente andrà così. Se vabbè, poi... dai, sti cavoli. Ricordiamoci il salto di Gianluigi. Aspetta, ma... Il salto! Il salto! La tua è una ricetta tradizionale? Vabbè, la mia è una ricetta tradizionale. Perché sai com'è YouTube, pronto a crocifiggerti. Certo. Infatti io ho preso perfettamente questa ricetta da un sito romano DOP, okay, cioè YouTube. Non si usa il sapone qua dentro, eh? Sì, in realtà. Sei sicuro? Sì. Cioè, Gianmarco non lava le cose col sapone. No, lei le lava con la lingua, come i gatti. Anche il bidet si fa così, eh? Nel senso, se tu gli dici hai un fazzoletto, lui ti passa la lingua sotto le narici. Allora, lui ha già salato l'acqua, ma non sa che questa roba sarà il sale del nostro piatto! Se n'è andato. E quindi non si sale l'acqua? Pochissimo, guarda quanta ne hai messa. No, guarda quanta acqua. Lasciamola così. No, no, dai. Guarda come sta levando il sale. Verrà di un sapido. Ma no, davvero troppo sapido. No, secondo me guarda, verrà un po' sapido. Guarda, a parte che questa massari, lente. Aspetta, sta faccia. 5 minuti e mangiamo. Sono i 5 minuti della nostra famiglia. Ragazzi, visto. Allora ragazzi, visto che mangiamo fra 5 minuti, la mia proposta è che ci prendiamo per pranzo, pizza, così che la nostra la mangiamo domani con calma. Questa ovviamente è una pizza che va mangiata espressa. Mamma mia, guarda quando fate il caffè. Comunque vorrei dirvi una cosa, ho tutto il caffè per terra, quindi non sapete versare il vostro caffè di merda. Mi dispiace, ma è un po' pienotto questo sacco. No, non ce l'ho buttato. In generale nella vita il vostro caffè è ovunque. Dai, una volta, non mi puoi rinfacciare sempre tutto. Il vostro caffè è anche qui. E com'è possibile? Ah, che c***o.
E voi direste, ma toglilo. No. Effettivamente tu stai col cappello. La, tanto che me lo ricordavo. Poi io la cosa che faccio di più nella mia vita è prendere il caffè da qui e rimetterlo in frigo. Smacchiare i fornelli che vengono lasciati pieni di caffè. Tu sempre, questa è la mia vita. Finito. Ho bisogno di un ufficio. Dove pulirai il caffè? Allora, Ragù, sei pronto? Sono nato pronto. Forza. Trita il parmigiano. Ok, trito il parmigiano. Lo fai a cubetti e butti. No, 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 è separati. Vabbè, sì, vabbè, dai, ciao. Ciao. Lo faccio io. Ti senti più a tuo agio? È parmigiano, Sì, vabbè, colconato. Mi piace la cacio e pepe. Ma è strano. È strano. Mi piace la cacio e strano. È la torre di casa. Veramente. Pensa col pecorino che riesce a creare. Un po' pazzo, dai, parmigiano. Dai, Te lo lascio qui, Agu. Che schifo. Che schifo. Voglio vedere la tua reazione all'odore del pecorino. Eccezionale. Un altro po'. Un altro po'. Sì, sì, sì. Aspetta! Ma che c'entra con la cucina in questo momento? Pecorino! In realtà è più morbido. Chef Gigi, chef lui. Col parmigiano un cerchio di polvere. Stai facendo tipo una chips di parmigiano. Ah, certo. Che poi andremo a modellare dentro a quel coppino tondo che ci farà da piatto di portata per lo spaghetti. No, eccezionale. Il piatto è solo parmigiano o parmigiano e pecorino insieme? Ma che ne so? L'hai mai fatto? Questo? No, ho guardato questa mattina un video sempre su quel sito che dicevo prima. Vai, Gu, microonde. Quanto deve andare? 180? Ce l'hai? Ma vatta. Vai, vai a... che ne so, vai. Vai. Guarda che bello, eh. Fallo sciogliere un altro po'. I cestini quando li vedi sono un pochino più ambrati. Sarà troppo pallido. Vero. Cuoco. Me lo sento, è perfetto, lo so. Ti dirò anche di più, non va bene. Lascia, lascia. Lascia stare Ceci Luis. E mo' soffi. Aspettiamo. Su un coso più stretto, ce l'hai ancora più stretto? Ferma questa. Già si sta staccando, vedi? Che ne pare, chef? Molto bello. Allora, buttiamo la pasta. Oh, fa lo sciaduscia. Cacio e pepe. No, così viene bella condita la padella. Quest'aria. Adesso fai tostare questo. Estraiamo dal pepe tutti i suoi aromi, tutti i suoi profumi e sapori. Come si sente? Ragazzi, è stato tritato fino adesso. Ma che cosa hai fatto con questo attrezzo? Credo che sia un errore di Luigi. Roba della friggitrice. Al quale l'ho rinfacciato all'infinito. No, non è Luigi. È veramente tanto rinfacciato che ci sei ricordato chi è. Perché io sono così, io tiro fuori il peggio di me, ma poi è solamente per lasciare andare. Vai, sfuma con l'acqua di cottura e il pepe. Innovazione, innovazione culinaria, ragazzi. Mamma mia. Adesso, ragazzi, è venuto il momento, ci accingiamo a effettuare, ricordo che si possono effettuare il passo della cacio e pepe. Ti chiedo a te, vai, metti un po' di parmigiano all'interno qui del pecorino, la metà, prendi. Vai. La metà, bello abbondante, eh? Ci piace, bello formaggioso. Pastello, signori. Quindi pochissima ne messa. E stai pastellando. Andiamo a sfibrare tutti i grumi, altrimenti li ritroverete tutti dentro al piatto. E crei una crema già. Il pastello. Guardate che crema di formaggio. Guardate. Mamma mia. Che Adesso il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Dobbiamo solamente aspettare la pasta. Veramente una ricetta semplicissima. Instant. Ragazzi, la cacio e pepe nasce da una cucina povera. Ardente, mi raccomando. Come salata. Ma chi è che apparecchia? Ma non serve. Incredibile come questo cuoco abbia due mani destre. Adesso stiamo facendo insaporire la pasta col pepe. 3 minuti e ci siamo. Dovevamo far girare a lui l'hamburger l'altro giorno. Se uno vi dice no, è no. Vabbè, ma è una precotta. Allora, ragazzi, andiamo a impiattare. Vai, a te l'onore. No, non ci credo che ha funzionato. Funzionato? Wow, ragazzi, olè. Complimenti. Wow. Bravo, bravo. Beh, lascialo là. E fai sciogliere tutto. Adesso. Questa bisicchia, Ed ecco che...
In una padella abbastanza, mi sento la Clerici. L'hai molto inumidita. Sì, è umida. Questo perché l'amido della pasta è uscito. Spegni la Spegniamo fiamma. La fiamma. Si manteca fuori dal fuoco. Questo? Il pastello. E cominciamo ad amalgamare. Sa il fatto suo questo chef, ragazzi. Luigi è meravigliosa questa pasta. Ragazzi, io è l'unica pasta che so fare. Allora, già così va bene. Secondo me troppo formaggio andrebbe a prendere troppo colla. Sì. Mettiamo un goccino di acqua. Sì. Ma proprio non nulla. Sì. Un non nulla significa che hai imparato dai più grandi. Ovviamente, dai grandi maestri della cucina. Ma è assurda. È bella, è bella. Ma io la vorrei mangiare. In piatta. Sì, ma anche muoviti perché si secca. Tu ti rendi conto. C'è stata una magia dentro a questo padellone, ragazzi. Sì. Bravo Guglielmo. Bravo. Pepe. Fermi, perché questa qui è la doppia rosa. Dio santo. Questa parte larga sul fondo. E il bulbino perfetto. Chiude. Molto su. Bene. Molto bene. Mamma mia, Guglielmo. Bella porzione. Spolveratina. Ta 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 ta. Esatto. Bellissimo questo piatto, ragazzi. Il piatto, mamma ragazzi, mia, è ragazzi. Servito. Prima di fare l'assaggio, vi invito a iscrivervi a questo canale se vi è piaciuto questo video. Mettere un pollice in su per il di ognuno di noi. Quindi almeno 4 pollici in su. E lasciate un commento qua sotto. Fatemi sapere, per esempio, qual è la vostra versione della cacio e pepe. Se avete imparato qualcosa, se la fate in maniera diversa, se avete dei consigli, se avete delle varianti interessanti, fatemelo sapere, perché sono curioso e anche perché è il mio piatto preferito. Detto ciò, proviamola. Allora, proviamola, Gianmarco non ha voluto aspettare niente. Sì, sì, Gianmarco. Io la trovo molto buona, ragazzi. Merita, eh. Morbida. Una crema. Io la cerco così nei ristoranti. Assaggia tu per lei. Buonissimo e tutto sembra, però mi avete crepato. Cioè. Ma da perché hai vestito l'asciatore? Che dice? Che dice? Ma non è masticato. No, ingurgitato. Ma questa. Certo, se mi dessi allora, quel piatto con la crosta. Te lo do. Tanto l'ho toccato una sola volta. A me, dammi sta ciotola del cane. Che altro dire, ragazzi? Ci vediamo a questo punto con un vlog. Con un vlog. Con un vlog. Sputato, scusate, con un vlog. Altrimenti, se volete sempre seguire solamente Cucina Buttata, domenica prossima, sempre alle 12. Ciao! Aspetta, non volevi fare un'analisi dettagliata del piatto? Buona, cremosa, si sente cacciosa, il pepe, si sente il pepe, la cottura giusta. Ottimo, bravo Giallo.